Buongiorno Stefano! Buongiorno dottore, andiamo? Andiamo, andiamo! Dottore, dai! Andiamo, andiamo! Siamo pronti? Sì, sì, dai, si parte, pare, si parte! Nessuno. Buongiorno amici di Antislife, eccoci qua per una sgambata mattutina dei nostri ausiliari. E siamo qui sempre nelle campagne del Viterbese, in una pratina meravigliosa, incolta. Ho sentito cantare qualche quaglia e niente, adesso ci facciamo un giretto, giusto così per passare un'ora di tempo. Senza alcuna pretesa, l'importante è stare all'aria aperta, all'aria pulita, lontano dallo smog, da questo virus che purtroppo ci attanaglia ancora, e speriamo al più presto di tornare alla vera normalità. Abbraccio tutti e ci aggiorniamo più tardi.
Bravo, bravo Nero! Vai, grande! Bravo! Bravo Nero! C'è un fosso purtroppo e non riesce ad andarla a recuperare. Bravo Nero! Bravo! Buongiorno fratelli cacciatori, eccoci qua in questa giornata meravigliosa, finalmente di fine lockdown. Siamo nei pressi di Orte, esattamente della nostra riserva di caccia, Castelbagnolo. E abbiamo fatto un po' sgranchire i cani, ma purtroppo a causa della loro inabilità per 2 mesi abbiamo avuto un po' di difficoltà nel farli riprendere. Ovviamente, un po' di fermo. Dobbiamo aspettare un po' di tempo e far sì che riprendano un po' di fiato e il giusto feeling con i terreni di caccia. Abbiamo girato all'incirca un'ora e mezza, abbiamo trovato qualche quaglia, molto, molto difficile ovviamente, anche perché i cani già erano stanchi. Insomma, è stata una bellissima mattinata, ma ovviamente prima di vedere quelle azioni meravigliose con i nostri ausiliari dobbiamo aspettare un po' di tempo. Infatti sono pressoché morti, si sono buttati in pozzanghere per riprendersi un po' anche dal caldo, perché fa abbastanza caldo. Finalmente, a dovuta distanza, ci siamo riusciti a incontrare anche con l'amico e cofondatore di Antis Life, Stefano. E insomma, Stefano, com'è andata questa prima giornata? Ma guardate ragazzi, sono veramente contento perché ci siamo riusciti a ritagliare una mattinata di passione, come dico io, no? Perché a parte il periodo, con tutta la difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria che ci ha costretto a casa, e anche i cani purtroppo non sono potuti uscire con noi per l'addestramento che facciamo tutti gli anni prima dell'apertura della stagione venatoria, oggi è veramente una riapertura, vorrei dire, con tante speranze, ritrovata voglia. Poi la giornata è bellissima, come vedete, se avete possibilità di guardare oltre l'orizzonte, c'è una natura rigogliosa, siamo in piena primavera, ci si vedono già le prime tortore selvatiche, le prime quaglie che cantano, abbiamo visto un capriolo, un'emozione eccezionale stamattina, i cani si sono comportati bene, pensavamo anche peggio, invece hanno retto un'oretta di caccia e sono contento soprattutto per loro, perché ovviamente sapere un cane in un box, un cane da caccia che è progettato alla natura per lavorare, i cani nostri sono cani da lavoro, di ottima genealogia. E niente, ci rivedremo per le prossime puntate, adesso incominciamo seriamente a fare tutta l'attività di dressaggio dei cani, soprattutto per il cucciolone Neron, che ci dà tante soddisfazioni, oggi ci ha emozionato con una ferma statuaria. Una cosa sì, da mille e una notte. Su una quaglia siamo riusciti a involare una quaglia inizialmente e poi a ribatterla. E Neron l'ha sentita a distanza, perché essendo un cane con una buona genealogia, nonostante abbia 10 mesi, già nel sangue ha delle caratteristiche tipiche di un bravo cane, di un cane forte. Ci ha infatti emozionato, come diceva Stefano, con una ferma che non ci aspettavamo, ma è stato bellissimo vedere un cane di 10 mesi in una ferma statuaria e trattare il selvatico come se lo conoscesse da sempre. Con la speranza di farvi emozionare nei prossimi video di Antis Life, ci auguriamo di poter riprendere delle scene in addestramento, sperando sempre di avere tanti amici al nostro seguito, non solo voi ma anche amici cacciatori che vogliono condividere con noi questa passione delle belle giornate di caccia. E ovviamente siete, non dico tutti, ma qualcuno che può, nelle vicinanze siete invitati in qualche giornata di caccia con noi. E come diceva Stefano, giustamente, la caccia è vita. Antis Life, al prossimo video. Ciao ragazzi.